Come secondo maggio l'ASL di Teramo ha organizzato una giornata di studio in ricordo di Roberto Fagnano, manager della regione Abruzzo venuto a mancare lo scorso ottobre a causa di un infarto. È l'occasione per ricordare il dottor Fagnano, che era stato, come voi sapete, nominato capo del Dipartimento della Salute, una persona che senz'altro aveva quella lungimiranza per quanto riguarda l'innovazione. Il suo successore è il dottor Damario, ugualmente persona valida, con una grande esperienza del Ministero, per cui insieme a lui andremo a tracciare le linee guida della nostra sanità. Innovazione manageriale e progettuale in ambito sanitario, gli effetti positivi sul territorio. È stato il tema dell'evento a cui hanno partecipato numerosi relatori che hanno affrontato la tematica analizzando aspetti legati alla competitività e la sostenibilità nelle infrastrutture sanitarie, passando per l'evoluzione dei modelli organizzativi di innovazione gestionale e alla sostenibilità e alla qualità dell'assistenza nell'ambito della sanità pubblica. È importante innanzitutto la formazione, gli uomini che lavorano, gli uomini che vengono assunti, ed è questa la linea che questa giunta, questa regione, questo assessorato sta portando avanti. Uomini che si possano anche formare dove sarà presente nei nostri presidi, nei nostri ospedali, sia l'innovazione tecnologica, ma soprattutto un'attenzione all'edilizia sanitaria. Gli ospedali dovranno rispondere alle esigenze dei nostri cittadini proprio attraverso una programmazione che noi stiamo facendo, riorganizzare quelli che erano, diciamo, gli indirizzi precedenti affinché si possa arrivare a una giusta rete e a un giusto fabbisogno sanitario della nostra regione. Quindi si sta lavorando per trovare delle soluzioni ai posti vacanti che ci sono oggi in regione. Certo, abbiamo attivato tutte le procedure adatte per coprire questi ruoli. Ci sono i bandi aperti, c'è una commissione che si è istituita e si procede attraverso la valutazione.